Sono 12 percorsi formativi proposti per il nuovo anno accademico dell'Università delle Tre Età di Gela, presieduta da Angela Scaglione. Un'offerta formativa ampia che è stata presentata in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno. Lascia la presidenza dopo 20 anni Pina Arces Giordano, che ai nostri microfoni racconta questa lunga ed entusiasmante esperienza. La speranza è che vada tutto nel modo migliore con la nuova presidente, sono sicura di questo. Gli obiettivi sono comuni, sono quelli dell'Uni3. Io lascio dopo 20 anni, ma non ho niente dentro, non sono addolorata, sono contenta perché è il tempo per lasciare, per uno scambio generazionale, per dare la possibilità di fare cose diverse. In questi 20 anni sono state realizzate tante cose, c'è un ricordo, il più bello, che vuole condividere con noi? Ma per me sono state tutti ricordi belli. Bellissime. La neopresidente Angela Scaglione. Presidente, comincia una nuova avventura all'Uni3, con quali aspettative e con quali progetti nuovi? Allora, con diversi progetti, ma l'obiettivo primario è quello di far innamorare i giovani, gli adulti giovani, farli innamorare e farli iscrivere all'Uni3, perché l'Uni3 dal 2006 ha cambiato il titolo, è Uni3, Università delle Tre Età, per cui la sfida è proprio questa: avvicinare i giovani ai nostri corsi, che sono 12 in tutto, è un'offerta formativa molto ampia. E gli iscritti avranno la possibilità di aggiornarsi, fare nuove conoscenze, approfondire, avere praticamente in mano degli elementi per leggere criticamente la realtà. Presidente, se dovesse lanciare così un appello a coloro i quali ci stanno seguendo da casa, che appello sarebbe per frequentare l'Uni3? E l'Uni3 dà la possibilità di completare la preparazione, per esempio, degli studenti con corsi monografici che vanno al di là di quelli che sono i programmi scolastici, e per gli adulti invece c'è la possibilità, appunto, di conoscere nuovi argomenti che saranno affrontati durante questo anno accademico. Le lezioni cominceranno oggi e si terranno ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì presso il liceo classico Eschilo di Gela. C'è comunque ancora tempo per iscriversi. Grazie.